mi sento una nullità. Allora, qui sotto il Fornaroro, non paga esatto solo tu. Com'è? Signorevi da Isola. Oh, non c'è quindi è un bel comune grosso. Signorevi. Io sono uno. Scusatemi il termine, una cagatella. Fornaroro. Allora, Pasquale, vogliamo solo l'intervento di ieri, dai. Ascoltiamo Patucci. Aspetta, vedi se lo puoi registrare, perché poi sono le cose che non vuoi registrare. No, poi lo cancello. Che non ti può pubblicare, quello che non ti può pubblicare. Facciamo la privacy. Vai Pasquale, vai. Questi sta raccogliendo gli ultimi aggiornamenti. Aspetta lo starter. Gli ultimi aggiornamenti. Vai, vai. Il popolo delle 5 stelle sta mandando gli input. Aspetta. Abbiamo la fortuna, non lo so, poi giudicherete voi. Praticamente io da 2 anni faccio parte di Arco Consumatori, Consumatori Abruzzo, e c'è una sezione distaccata a Isola. Quindi Arco Consumatori, che cosa fa? Sindacati di consumo? No, sindacati, no. Noi aiutiamo il popolo, la gente, le persone che stanno in difficoltà. Un minuto. Una onlus, la conosco l'arco consumatore, tipo quello, per esempio, se uno c'ha una bolletta nella luce, gas, acquedotto e compagnia, no? Qualsiasi cosa. Ma sei stipendiato, no? No, tutto no, è volontariato. È onlus, senza lucro. Senza lucro. Scusa, professore, ma che fai l'ognorlo? Fai vivere e ti fa vivere. Come? Fai vivere e ti fa vivere. È come la Democrazia Cristiana. Dai, armati come quelle armate che partite. Vabbè, la stessa cosa. Armiamoci e partite. Quindi no. Poi io. Vai avanti, vai per qua. Lo fa veramente la fa. Il sentimento umano. Non cannonate, ma piove. Siamo nati dove demonio, lo prego. Allora. Ma praticamente poi è successo un fatto strano. Che io non lo so, io mi sento un uomo prestato alla politica. Non è che sono un politicante, mi sento una persona prestata alla politica. Che è successo? Praticamente Arco Consumatori ha fatto un'associazione che si chiama Cittadini Liberi, Associazione Cittadini Liberi, che si riconoscono nel programma di 5 Stelle. Però 5 Stelle non ha niente a che vedere, capito? Rimane sempre come Arco Consumatore, però distaccato, però hanno accettato quello che dice 5 Stelle. Programma. Il programma di 5 Stelle. La mia specializzazione purtroppo non è l'elettricità ma è l'acqua. Corpo del reato. Cambiato il mestiere. Hai cambiato proprio il mestiere. Sì, ho cambiato mestiere. Comunque l'elettricità ancora mi interessa, non è che lo abbandono. Ma l'acqua serve per l'elettricità. Comunque ti sta lontano dall'acqua. È un ottimo. Ci raccomandano di tenere l'elettricità molto lontana dall'acqua. Sì, è un ottimo. Sono andato dalla scossa. Mi riscosso il terremoto mi fa. Quindi vi sto raccontando gli ultimi 2 anni, un pezzettino della mia vita molto turbolenta. Ma io donne pure. Ah, io sono turbolenta. Ma turbolenta, la mia vita è stata una vita turbolenta. Allora prima ha fatto un complimento, mi ha detto Isolano e compagnia, mi denigra. Sempre un paese di. È la capitale della Valle Siciliana. Sì, okay. Poi del Retto Sicilia. Sì, noi Isola, sì, okay. Riconosciuto. Va bene. Okay. Però già deve essere l'ultimo, nell'ultimo paese reale. Allora. Noi ci siamo visti l'anno scorso, per la prima volta, ci siamo rivisti dopo 50 anni. Fatto sta, proprio in quel periodo là, ci siamo visti a giugno, siamo andati giù a Monte Qualche, sotto a Monte Qualche. Giù la torre. Giù. E ancora.
Capo d'acqua. Siamo stati lì a giugno. A maggio è successo un fatto strano. Pre 5 maggio la provincia di Teramo è andata in tilt perché c'è stata una contaminazione dell'acqua su al trappolo del Brandazzo. Sì, ma siccome si posso chiedere la, sempre l'acqua. È stata la pittura che stiamo dando alla galleria o è stata il laboratorio? Adesso ci arrivo. Non lo so, beh.